Dico, ma davvero ci possono essere dubbi sull'opportunità di concedere lo Ius Scholae ai minori nati da cittadini stranieri che hanno frequentato le nostre scuole, che vivono sin da piccoli nel nostro paese? Con che diritto si esclude dalla cittadinanza chi vive da sempre qui? Chi si oppone lo fa per becero opportunismo politico, per mancanza di visione rispetto al presente o è al futuro. Chi ha figli in età scolare sa bene che nelle classi, dei nostri figli italianissimi ci sono loro compagni e compagne che nemmeno sanno di non essere italiani e per i quali è incomprensibile questa discriminazione giuridica che non trova alcun riscontro nella realtà. E sono gli stessi compagni di scuola che studiano con i nostri italianissimi figli, che con loro giocano, che con loro vanno in gita, fanno i compiti e con cui si fidanzano. I nostri italianissimi figli sono i primi ad essere in imbarazzo e a non comprendere questa situazione anacronistica. Cari scettici, carissimi scettici, chiedete ai vostri figli di spiegarvi che per loro non fa differenza né il colore della pelle, né la cittadinanza dei genitori, dei loro compagni di scuola, delle loro amiche o amici del cuore. Chiedete, ma io dico di che cosa stiamo parlando? In quale mondo viviamo? Chi dice no allo Ius Scholae? Che cosa vuole proteggere? Con quale diritto esclude chi da sempre è qui o chi è nato da genitori stranieri ma che da anni vive nel nostro paese? A chi e a che cosa può giovare l'esclusione? Ci rende più sicuri? In che modo? E soprattutto c'è un diritto divino per il quale alcuni nascono in paesi avanzati ed altri invece in paesi più sfortunati da cui cercano disperatamente di fuggire? Non lo faremmo forse anche noi al loro posto? Lo hanno già fatto i nostri nonni e bisnonni all'inizio del secolo scorso a milioni. Che cosa deve ancora succedere perché ci si renda conto che quelli che pensiamo diritti in realtà sono privilegi che ci siamo trovati senza alcun merito? Dobbiamo leggere e rileggere la Fratelli Tutti di Papa Francesco. Lì c'è tutto. C'è un richiamo alla giustizia e alla solidarietà. C'è l'esortazione a rimettere al centro delle nostre scelte l'uomo, l'umanesimo integrale. È un'enciclica commovente, altissima, ma semplice e immediata. È una lucida e a tratti drammatica visione del presente che ci indica la via da seguire per porre rimedio al disastro attuale. Non siamo noi padroni della terra, no, non lo siamo. Per chi crede la terra è di Dio, ma noi tutti possiamo essere d'accordo che la terra e delle generazioni future, cittadini della stessa terra, è l'unica cittadinanza che davvero ci appartiene. Escludere dai diritti di voto, dalla possibilità di partecipare a concorsi pubblici italiani privi di cittadinanza, non è solo ingiusto, ma anche ridicolo, risibile. Ben venga lo Ius Scholae e ben venga ogni forma di inclusione. L'esclusione alimenta rabbia e rancore e prepara risentimento e vendetta. Alimentare gli istinti più bassi sperando di racimolare qualche manciata di voti è un atteggiamento inammissibile, inqualificabile e ignorante. Ma soprattutto è antistorico, vecchio, superato dalla storia. Scuola significa letteralmente dedicarsi all'esercizio della mente, del pensiero libero e a quell'ozio costruttivo che diventa studio. Ecco, indipendentemente dalla cittadinanza, propongo di estendere lo Ius Scholae a tutti noi, a cominciare da chi già è italiano. Ne avremmo veramente tanto bisogno.